Questo è il peluche più importante di tutta la mia vita. E quest'oggi sarà la cosa più a pericolo che io abbia mai avuto. Infatti, dopo che Fra me l'ha rubato, io l'ho dovuto rubare a mia volta. Lui mi ha dato solo 2 ore, dopodiché avrebbe fatto scoppiare la guerra contro di me. Per questo in questo video dovrò creare la base più sicura di sempre. Però prima di partire vi ricordo di lasciare un bellissimo like, e se avete voglia pure di premere il pulsantino bianco qua sotto, che non costa nulla. Ma detto questo, andiamo a creare questa base. Bene, allora lì c'è Fra che sta giocando con quel maledetto peluche, lo stesso che mi ha rubato. Quindi ora la mia missione sarà recuperarlo. E beh, quale miglior modo se non far così, Fra? Oh, dimmi, Zexon. Fra? Dimmi. Senti, ma hai visto che là ci stanno delle api? Vado subito. Ah, vai! In quella direzione? Sì, sì, no, vale pure prendere, eh. Vado, vado. Come rubare una caramella a un bambino? Sì, Fra, vai più lontano, sono più lontane, eh. Va bene, ma scusa, ma stavo vicino a casa le api. No, non ci far caso, tu continua. Va bene, io continuo. Bene, ragazzi, missione fin troppo facile per uno come me rubare questo piccolo creeperino a uno come Fra. Detto ciò, lo andrei a mettere qua sopra come mobiletto in camera mia. Sì, un po' storto, dovrei posizionarlo più dritto, ma non penso sia fattibile. Zexon, ma dov'è il mio... il mio peluche di... Cosa? Del creeper, dove l'hai messo? Di quale peluche parli? Come di quale peluche parli? Allora, uno, api non ne ho trovate, quindi già qua non va bene. Se ne sono andate. Dove è il peluche che ti ho rubato? Quale peluche? Come quale peluche? Ho capito che era verde, però era un creeper, cioè ti ricordi il creeper? Io non vedo nessun peluche. Allora, Zexon, no, allora, fammi entrare dentro casa. No, mi dispiace. Apri. No, non si entra. Ah, adesso vedi, Zexon, adesso vedi. Cosa? No, di cosa... Dov'è? Cosa? Di cosa parli? È Alfredo Gennaro Franco Tonio. Dove sta? Alfredo Gennaro Franco, non so di chi tu stia parlando. È del peluche multi... l'ho visto! Dammelo! No, tu non hai visto nulla. Io ho la tua porta. Dammi il mio peluche. E me ne faccio della porta? Senti, allora, facciamo così. Tu o mi dai il peluche oppure io ti ammazzo, ok? Ti faccio fuori. Facciamo che te ne vai e finisce lì. Allora, Zexon, facciamo così. Hai 2 ore di tempo e io verrò a prendermi il mio peluche. A qualsiasi costo, cioè ti farò esplodere casa, ti ammazzerò più volte, farò qualsiasi cosa. Sì, per un peluche, sì, lo fa. Eccolo! No, Zexon, tu non hai visto nulla. E la porta viene con me. No, ma lasciami la porta almeno. Ma guarda te. Ma quindi 2 ore ho? Sì, facciamo 1 ora e mezza per la simpatia. Guarda, c'è il posto di aumentare e diminuisci. Senti, vabbè, ho già capito che mi tocca costruire un bunker super all'avanguardia. Quindi, per prima cosa, andiamo subito a prenderci un'armatura, almeno in modo da essere protetti, perché con questa armatura creerò un'armatura laser che, beh, ecco, mi permetterà di essere abbastanza protetto. O almeno questo è ciò che spero. Bene, allora, per prima cosa, quello che dobbiamo fare è creare una zona nella quale Fra non possa arrivare. Ora, naturalmente, qualsiasi zona io vado a creare, lui arriverà. Quindi dobbiamo creare la base più sicura degli ultimi tempi. E per far ciò, qua dentro ho un sacco di materiali che mi torneranno estremamente utili proprio a questa causa. Quindi prendiamo tutto quello che c'è qua dentro e iniziamo a costruire questa base iper mega sicura. Allora, questa base, ragazzi, io avevo idea di costruirla qua dietro, perché sinceramente, a mio parere, è la zona migliore dove andarla a costruire. E mi sono dimenticato il piccone. Bene, recuperato il piccone, andrei a creare la nostra base iper mega sicura esattamente dentro la montagna, in modo che Fra, anche nel momento in cui arrivi, dovrà oltrepassare delle difese esterne, poi delle difese interne, e forse a quel punto riuscirà ad arrivare alla nostra base. Ma per ora quello che dobbiamo fare è creare la base più sicura mai esistita in Minecraft. E beh, la prima cosa è creare un bel tunnel, bello profondo e lungo, ecco. Bene, ora che abbiamo la base, o per meglio dire il primo tunnel nel quale fare entrare le nostre difese, la prima cosa che dovremo fare sarà andare a creare esattamente una zona qua che permetta la chiusura e l'apertura della porta che poi darà l'accesso a questo tunnel. Per far ciò andiamo subito a posizionare un semplice pistone in questa posizione, o per meglio dire a 3 blocchi qua sotto. Quindi direi che questa altezza va più che bene. E ora qua posizioniamo un bel pistone che andiamo ad incollare a questo e infine a quest'altro blocco che mi sa che ho lasciato a casa. Ma per ora lo andiamo a collegare semplicemente a questo qua e infine a quest'altro blocco qua. Bene, ora che abbiamo collegato il tutto, teoricamente, teoria vuole che se noi andassimo a mettere un blocchettino qua, tiriamo questa leva, noi saliremo. Ma ecco, magari lo facciamo leggermente più veloce. Quindi una roba del genere. E ora andiamo a piazzare una bella parete qua, in modo che nessuno possa entrare senza sapere come entrare. Qua incolliamo il tutto, e a questo punto l'unico modo effettivo che ci sarà per uscire sarà premere una di queste 2 leve. Per la precisione, cioè
una di queste due torce, perché una di queste è una leva. Per la precisione, questa qua. Infatti, ora premendo su questa leva, come vedrete, possiamo entrare all'interno del nostro tunnel. Ma prima di far ciò, dobbiamo completare qua l'esterno delle difese. Quindi andiamo a creare un bel cratere proprio qua davanti all'ingresso, che ci permetterà di aumentare in modo esponenziale le nostre difese. Ora voi vi domanderete, Zixon, ma cos'è questo mega cratere che hai fatto? Beh, prima di tutto andiamo a posizionare queste qua, ovvero delle spike, che poi capirete meglio cosa sto facendo. E a questo punto dobbiamo solo tornare di sopra, ecco. E ora arriva la parte divertente, perché voi direte, sì Zixon, ma si vede che c'è un cratere grande quanto una casa davanti al bunker. In realtà no, perché ora noi andremo a coprire il tutto grazie a questo blocco qua, che sembra un blocco normale, ma nel momento stesso in cui ci butteremo qualcosa sopra, si romperà. O per meglio dire, in realtà ci passa attraverso. Ma se ci dovessimo passare sopra noi, beh, ecco quello che succede. È esattamente questo. Bene, ora che avete avuto la dimostrazione pratica, evitiamo che riaccada. Grazie, non voglio morire due volte. A questo punto che abbiamo creato le mini difese esterne, ora la parte divertente sarà qua dentro, perché qua dentro andremo a mettere un qualcosa di ancora molto più particolare, ovvero dei propri e veri laser. Cioè, se noi ora andassimo a mettere in questa parete un blocco di redstone e poi un laser sopra... Oh cavolo, ho sbagliato. Ora questo sarà un problema levarla. Sai che devo andare... Ah, stavo dicendo, mi tocca andare a prendere dei laser. Bene, ed evitando di cadere per l'ennesima volta nella mia stessa trappola, se io ora andassi a posizionare questo qua, come noterete, nascerà un laser. Ma la parte ancora più bella è che io questo laser lo posso muovere come più mi piace a me. E indovinate un po'? In questa maniera sarà inoltre passabile questa zona. E ora devo solo completare quasi tutto il tunnel con loro. Bene ragazzi, e dopo mesi di ingegneria, qua è finalmente pronto. Infatti guardate, se dovessi premere questo bottone, cosa accade? Come vedete, tutti i laser si attivano e sono pronti all'utilizzo. Quindi per ora li disattiviamo, perché noi dobbiamo passare da qua. Ma come vedete, per un fra che non può passare, sarà un serio problema. Detto ciò, dobbiamo costruire il prossimo livello. O per meglio dire, prima del prossimo livello torniamo un attimo all'esterno, perché ora quello che andremo a fare qua sarà creare un bel bunker, cioè una bella zona concava senza erba, perché dobbiamo andarci a mettere un'altra piccola trappola qua all'esterno, ovvero queste trappole qua. E voi direte, Zixon, ma cosa fanno? Beh, nulla di che, semplicemente creano una gabbia sul momento. E a questo punto direte anche un'altra cosa, ma Zixon, ma si vedono? Ne siete sicuri che si vedono? Perché a me non sembra. Sì, potrei essere estremamente cattivo, ma sinceramente non mi interessa. Alla fine io devo proteggere la mia vita, la mia incolumità, quindi sì, farò così. Bene, direi che così possono bastare. Non... cioè, si notano, però vabbè. Alla fine non dovrebbe notarle, fra. Detto ciò, proseguiamo con la costruzione della nostra base iper mega sicura. O anzi, quasi quasi delle mine, sai? Delle mine secondo me potrebbero tornare molto comode. Quindi, senza pensarle troppo vicine, perché troppo vicine farebbero creare seri danni al resto della struttura, le andiamo a posizionare un po' qua intorno, nascoste in mezzo all'erba, senza che si notino, in modo che se fra ci passerà sopra, beh, avrò un bel regalino. E direi che queste possono anche passare, magari poi qualcuna qua nascosta sotto l'albero, un'altra qua. E direi che così possono bastare, anche perché sto rischiando anch'io di calpestarle, quindi evitiamo questo rischio. E a questo punto possiamo tornare dentro il bunker. Bene, ma ora arriva un'altra parte divertente, perché ora voi direte, sì Zixon, ma una volta che oltrepassa i laser arriva direttamente in questa stanza. In realtà no, oltre al fatto che ora vi parlo di quella stanza, ne andiamo a mettere una bella porta con codice qua, in modo che se lui non scoprirà il codice, o tornerà fin là indietro, oppure accetterà il suo destino. E come codice andiamo a metterne uno molto particolare. Un codice incomprensibile che nessuno mai indovinerà. Bene, fatto ciò, entriamo qua dentro e iniziamo la creazione del nostro parkour. Ora deve essere un parkour abbastanza semplice, perché poi ci sarà un'altra difficoltà, ecco, che vedrete fra pochissimo. Allora direi che così il parkour è anche abbastanza semplice, nulla di troppo complesso, se non fosse che ora arriva la parte di cui vi parlavo. Ora quello che andremo a fare noi sarà andare a posizionare qua sui lati un macchinario molto interessante, perché se ora noi andiamo a posizionare una leva, l'attiviamo, saltiamo qua e posizioniamo esattamente questo blocco, quello che succederà è che questo blocco ci spingerà
Quindi dovrà combattere anche contro il fatto di essere spinto all'infinito. E questa cosa la andremo a fare quasi con ogni salto di questo parkour. E ora sono proprio curioso di vedere come farà Fra a passare. Perché beh, lui proverà a fare un salto, verrà spinto dal lato opposto in cui dovrà saltare. Quindi puro divertimento per noi. Ma detto ciò, siamo ancora troppo presto per cantare vittoria. Mancano ancora un bel po' di livelli prima di poter godere veramente senza rischio che lui passi. Quindi andiamo subito a creare la prossima stanza. Però sapete che vi dico, passare così sarebbe troppo facile. Per questo andiamo a coprire l'ingresso con una porta finta. E beh, come notate si è un po' più spenta, ma già così non è che si noti che qua ci sia una porta finta da cui passare. E ora tranquillamente possiamo veramente iniziare a fare la base, dove Fra avrà più problemi. E questa stanza potrà sembrarvi apparentemente normale, una classica stanza, perché per il momento lo è. Ma adesso dovremo arredarla e poi aggiungere un'altra piccola cosetta. Quindi per arredarla vediamo un po' cosa potremmo utilizzare. Beh, possiamo metterci tranquillamente un bel divano tipo qua, che fa angolo in questa maniera. Una scrivania qua, sempre molto carina. Un frigo con una cucina e anche un qualche tocco di verde. E voi mi direte, Zixon, ma dove starebbe la difficoltà? Scusami, è una stanza normale. Perché l'obiettivo è proprio quello di farla sembrare una stanza normale. Perché ora quello che faremo sarà andare totalmente a rompere tutte queste zone e mettere al loro interno delle torrette, che si attiveranno tutte nel momento in cui io aprirò questa zona. E anche quello lo vedrete fra pochissimo. Ora devo solo piazzare tutte le torrette. Bene, a questo punto che abbiamo piazzato le torrette, non rimane altro che creare il meccanismo che attiverà e disattiverà le torrette. Per questo devo scavare un altro strato. Ora scavare di sotto di me di almeno un blocco. Esatto, sì, un blocco dovrebbe bastarmi. E poi piazzare qua il nostro pistone. Ora andiamo a ricoprire tutta questa zona in questa maniera molto semplice. Incolliamo il tutto grazie alla colla. E ora, come noterete, come per magia, nel momento in cui premerò questo tasto, qua si chiuderà e sembrerà una stanza normale fino a quando io non lo ripremerò e si aprirà con le torrette pronte a sparare. E ragazzi, vi do il benvenuto nella sala delle torture. Qua io la vedo molto dura per far riuscire a scappare, anche perché dovrà trovare la combinazione, o per meglio dire la tessera, di questa porta esatta. Ora andiamoci a mettere pure il coso che legge le carte in una chest nascosta esattamente nel pavimento, ovvero in questo unico buco. Ci sarà una chest con all'interno la tessera, l'unica che potrà aprire questa porta. Bene, e ora siamo giunti alla stanza finale, nella quale ci saremo noi, o per meglio dire noi saremo da un'altra parte, ma ci sarà il nostro vero e proprio tesoro, il quale dovrà essere custodito con le massime difese possibili. Infatti lo andiamo a posizionare al centro della stanza, sopra un piedistallo, in questa maniera, perché lui è l'emblema sacro. Nessuno deve poter toccare lui. Per questo andiamo immediatamente a mettere uno scanner esattamente appena entri dalla porta, in modo che se dovesse rilevare qualcosa che all'interno del tuo inventario non andasse bene, e sicuramente nel caso di Fra è una spada, quello che accadrà è che innescherà varie trappole che impediranno l'arrivo al tesoro. E indovinate un po' quale sarà il primo livello di sicurezza? Penso che l'abbiate già capito. Infatti tutto il pavimento si aprirà completamente una volta che qualcuno passerà da qua, impedendo di base l'arrivo qua al centro. Quindi per creare ciò, come al solito, andiamo a posizionare un nostro caro e amato pistone lì al lato. Anzi, a sto giro facciamo una cosa più carina. Infatti a sto giro andremo a piazzare esattamente questo blocco qua, che fra poco capirete benissimo cosa fa e quello che fa è fantastico. Ora andiamo a scavare giusto due blocchettini indietro, così ci posizioniamo questo e ancora più dietro naturalmente il motore che accenderà il tutto. Infine stessa cosa da questo lato. Per chi ancora non conoscesse questo blocco, quello che fa semplicemente è che se noi ora andassimo a collegare il tutto a della redstone, che è ancora di più collegata sotto quello che innesca il tutto, quello che accade è che una volta che noi ora andiamo a incollare per benino tutta quest'area, quello che accadrà è che noi, nel momento in cui attiviamo questa, quindi un attimo che devo fare
una piccola modifica a questo, quello che accadrà sarà esattamente questa cosa. Il povero sfortunato cadrà dritto dritto nella lava. Oppure, se se ne accorgerà in tempo, beh, avrà una brutta brutta giornata. Quindi, ma oltre a questo, sinceramente a me non basta. Per questo andiamo a metterci anche qualcosa di più gustoso, di succulento, ovvero dei laser attorno a quest'ultimo, in modo che nessuno possa arrivarci. E per proteggerlo, lo proteggiamo pure da sopra, grazie a questi blocchi qua. In questa maniera nessuno potrà arrivarci. E ora, come ultimo step, dobbiamo solo andare a posizionare delle telecamere qua e là, in modo da tenere tutto sempre sotto controllo. Quindi una qua, un'altra là, andiamo tranquillamente a posizionare in questo posticino qua, un'altra qua ancora, e l'ultima la andiamo a mettere qua all'esterno. Ora chiudiamo la porta, attiviamo anche i laser e ora torniamo alla nostra zona. Zexon, è finita l'ora, l'ora e mezza, due ore. Fra, cosa desideri? Quando stai, scusa? Non sono in casa, per tua informazione. Ma non sei in casa? No, tu stai mentendo, dove stai? No, non sono in casa, non vedi che ti sto fissando con una telecamera? Ah, buongiorno. Buongiorno, come stai? Bene, vorrei indietro il mio... com'è che si chiama? Gennaro, Fabrizio, Antonio, non Franco. Lo so come si chiama, non lo riavrai mai. Guarda che ti spacco tutto quanto, cioè guarda. Vai, spacca pure questa casa, buona fortuna. Mi puzza qualcosa anche queste telecamere. Di cosa parli? Ma aspetta, cosa, quella montagna è sempre stata così strana, così. Ma di cosa stai parlando? Sexo, scusa, ma ste mine qua, ma che, ma se ci vado sopra muoio? Oddio. Non lo so, io... tutto bene, Fra? Sì, tutto bene, un po' di dolore alle ginocchia, però può passare. Ok, hai dato solo fuoco a tutta la foresta. Vabbè, dai, oddio. Ti sei salvato per miracolo, lo sai, vero? Sì, lo so, A sto giro non ti salvi, però. Fra, sei troppo scarso. Già in trappola. Fra, mi dispiace, ma da lì dentro non uscirai mai. Però non sai che io ho una trapdoor. Che ci vuoi fare? Allora, guarda, si fa così, vedi? E ora? Qua. No, teoricamente non doveva andare così. No, Fra. Zexon, aiutami. No, Zexon, questa... Fra, mi sa che da lì sotto non esci più. Tu non eri là sotto, scusa? Ma io c'ho i blocchi. Allora, aspetta che qua... Oh, ma che diavolo. Vabbè, comunque, mi dispiace, ma da qua non si entra, Fra, mi dispiace. Ho notato che qua non si entra. Io non ho manco un piccone. Però, mio caro Zello... Cosa? Notato da dove mi stai guardando, scusami? Da sopra di te. Oh, buongiorno. Ho un problema con le telecamere. Però queste due torce sono un po' strane. No, ma che? Quelle due... Oddio. Nulla, non hai visto nulla, te. No, non è nulla. Però vabbè, tanto da qua non passi, mi dispiace. No, aspetta, scusami, ma tu mi stai dicendo... No, cioè nel senso... Cioè, hai messo i laser per... Gianpier, Fabrizio, Antonio, Claudio. Io qua come posso, Zexon? Sì, no, vabbè, io devo pur sempre tenere la sicura, era il mio. Non penso che funzioni. Perfetto, allora. È così facile? A quanto pare era così semplice, non so. Ma che cavolo, sapevo che non li dovevo prendere dai cinesi. Tra questa la password? Non credo. E se provassi al contrario, 98 della serie? Non lo so, in realtà ho messo... Ma guarda, dai, ma non ci credo. Che vuol dire? Zexon, vedo la telecamera. Questa Zexon si chiama l'arte per fare le cose a caso. Allora, il primo salto è stato facilissimo. Adesso ok, Fra, però non so se noti, ma c'è un piccolo problemino. Questa cosa come si risolve? Non così. Siccome lentamente non posso andare, allora io proverei a fare questa cosa. Vedi che funziona. Non funziona. Fra, stai andando troppo veloce per i miei gusti, Io invece... Torno un po' indietro. Ok, allora, questo salto sembra... Vuoi tornare indietro? Certo. Vedi? No, non avanti, indietro, Fra, indietro. Da qua, io dove vado, scusa? Affari tuoi. Si vede proprio che sei stupido. No, allora, iniziamo con questo in su. Ma scusami. Cosa? C'è? Ma perché? C'è. Perché questo posso spaccarlo di più e questo di meno? Ma questo non fa manco luce. Di cosa parli? Che figata atomica, ragazzi. Bellissimo. Pensi di essere al sicuro lì? Ma sinceramente sì, cioè, guarda, sto tutto chiuso, tutto quanto. Ok. Oddio, che devo fare? Devi trovare tessera. Una tessera. Cosa? Frigorifero? Non c'è, qua. Non si ha. Aiuto. Aspetta, l'avevo trovata. Ecco, no, dove sta? Non credo sia lì. Dove sta? Oh, l'avevo vista. Ah, eccola qua, trovata. No, come l'hai trovata? Dai, Fra, però non può. Oh, ma ora ti voglio vedere qua, Fra.
dovevi andare di corsa in realtà, non così piano. Io... Esattamente, no. Vabbè, non ci arrivi, punto e basta. Però, come l'ho attivata, a ricordi logica, dovrei anche disattivarla. No. Siccome l'ho attivata passando su sto cosetto qua bianco. No, non si attiva. E mo? E mo che faccio? E mo? E mo devi prendere il tuo cosetto lì dentro, no? Allora, sì, qua abbiamo Giovanni, Claudio, Francesco, Pierchicco. E come... Sì, ma fra... Mi dispiace, ma non puoi entrare lì dentro. Ah sì? Questo chi lo dice? Lo dico io. No, non posso entrare qua dentro. Lo dicono i laser. No, lo dice il laser, è il laser la parola. E io come passo? Passo da sopra? Ma come? Ma non è giusto così, scusami. È mo' facile, no? Basta rompere. No, ma sei serio? Senti. Ma veramente vuoi fare così? Senti, il mio Francesco Antonio Gennaro coso, bisogna prenderlo. Va bene. Fra, quindi... mettiti pure a scavare. Scava, scava, Fra. Ok. Dai, Fra, vado pure a prendere. Ciao. Scusa, Fra, ma mi sa che quel coso non è vero. Guarda che è in trappola. Come si sta lì dentro? Sexon? Tu non dovevi uscire. Buongiorno, come stai, Fra? Ma si sta un pochino stretti, però tutto sommato si sta bene. Allora, tu non dovevi uscire. Resta lì sopra, ok? No, via, via, via. Devo prendere questo. Ora, così teoricamente dovrebbe essere questo. Ciao, Zexo. Fra, sai che ti dico? Addio. Ma, c'è cioè, ma che... E ora, questo peluche, se è mio, addio, Fra.